Mister, buongiorno. Ciao, buongiorno. Da giallo rosso a giallo rosso, pur con avversari diversi, e soprattutto la Roma sarà la prima di tre partite nell'arco di praticamente 10 giorni. Questo può influenzare anche le scelte? Sì, assolutamente, soprattutto nella partita di domani e subito dopo 2 giorni ci appresteremo a fare un'altra gara, quindi valutazioni e sensazioni nelle due partite. Sicuramente nella rotazione di alcuni giocatori, ma dobbiamo pensare alla partita di domani. Questa è la cosa principale e fondamentale. Buongiorno mister, Ciao, buongiorno. vi abbiamo seguito in tutte queste prime giornate, domani arriva la Roma, è la sesta di campionato. Come vi siete spiegati questi, diciamo, alti e bassi, di grandi prestazioni a prestazioni in cui avete magari perso punti nel finale? Vi siete dati una spiegazione? Ma io penso soprattutto alle ultime due sfide dove abbiamo fatto una grandissima gara con il Napoli in casa ed è normale che nell'arco dei 95 minuti qualcosa alla fine devi concedere con una qualità così alta come aveva il Napoli. Detto questo, grande prestazione da parte dei ragazzi. L'ultima partita sicuramente sappiamo che si poteva e si doveva fare meglio in termini di valutazioni anche dentro il campo con qualche episodio che sicuramente è stato sfavorevole, vuoi l'espulsione, quindi rimanere in inferiorità per gran lunga tutto il tempo della partita sicuramente non è stato semplice e detto questo la squadra comunque è rimasta compatta, ha saputo soffrire, ha saputo lavorare con grande sacrificio, è normale che non siamo stati molto pericolosi. Però non abbiamo mollato di un centimetro, quindi va riconosciuto alla squadra che è viva, che ha desiderio e voglia. E quello che ho detto ai ragazzi per la partita di domani è che ho visto soprattutto che la squadra sta bene, la squadra è vogliosa e ha il desiderio di giocare questa partita, di lottare dentro la gara e di giocare dentro la gara. Quindi questi sono aspetti fondamentali che io ho visto in questi giorni e che mi hanno trasmesso i ragazzi. Messias in qualche modo ha già anticipato che probabilmente sarà convocato domani, che volevo chiedere di Vogliacco e se ci sono delle altre, diciamo, novità dall'infermeria o se è tutto a posto, diciamo. Sì, dobbiamo valutare Ekuban che oggi ha avuto un piccolo problemino, ma non credo che ci siano problemi. Ale Vogliacco mi auguro di riaverlo la prossima settimana, già a partire dalla prossima settimana, e tutti gli altri sono a disposizione. Sei abbastanza sereno dalle queste parole, cioè sai la risposta che ti può dare la squadra, ma davanti sei un po' preoccupato o è una questione solo di tempo, anche di avversari, di qualità di avversari? No, preoccupato no, perché poi si lavora quotidianamente, vedo i ragazzi, il desiderio anche di provare certi tipi di situazioni, anche di cercare di cambiare certi tipi di situazioni tattiche e quindi vedo l'intensità e la determinazione che ci mettono dentro gli allenamenti. Quello che ho detto anche oggi ai ragazzi la prestazione e i punti sono una necessità, non deve diventare un'ossessione e questo diventa determinante nel pensiero di tutti, sono una necessità, ma noi li dobbiamo andare a prendere attraverso le prestazioni, quelle che questa squadra ha saputo sempre fare ed è fondamentale che lo facciamo anche domani. Ciao mister, Ciao, buongiorno. il fatto che diciamo, per motivi diversi, che possono essere l'uomo in meno, le caratteristiche dell'avversario, ci siano partite in cui avete più difficoltà diciamo, a arrivare, fate bene diciamo, tutta la fase difensiva, ma ci sono meno palloni giocabili per le punte, cioè secondo te è dettato, diciamo, dai singoli, dalle situazioni che si creano nella singola partita, o è un difetto di questa rosa o di questa squadra su cui dovete lavorare? Sì, se si parla di Torino e di Lecce, in base alle situazioni che abbiamo vissuto in entrambe le partite,
è normale che siamo stati poco pericolosi, però poi se si pensa e si guarda la partita col Napoli, abbiamo creato tanto, abbiamo calciato tanto, siamo arrivati con tanti uomini dentro l'area di rigore, quindi ci sono degli aspetti anche da prendere, anche aspetti positivi, non solo nell'ultima partita di Lecce che ho già spiegato prima, o della partita con il Torino, che abbiamo incontrato una squadra che chiunque in questo momento fa fatica a giocare contro il Torino, e l'ha dimostrato anche l'altra sera contro la Roma. Quindi ci sono aspetti sicuramente da migliorare, dove dobbiamo lavorare, lo sappiamo, lo so, e ci sono anche aspetti positivi che bisogna dare atto ai ragazzi e alla squadra, che dobbiamo portarli avanti con grande determinazione e grande umiltà. Ciao mister, io ti chiedo che avversario ti aspetti domani, un avversario che, vabbè, al di là ovviamente della qualità, sa anche concedere qualcosa all'avversario, l'ha dimostrato in queste partite. Un avversario forte in termini di struttura fisica, forte in termini di qualità, perché se rientrerà un giocatore come Pellegrini, se si affideranno a Dybala e Lukaku davanti, sono giocatori che sanno giocare tra di loro, sono giocatori fisici come Lukaku, che lavorano tanto su di lui, verticalizzano tanto su di lui, e poi da lì inizia la manovra, con due esterni, due quinti di gamba e di struttura fisica, e giocatori dietro comunque che sicuramente alzano i centimetri della squadra. Una squadra molto concreta, una squadra sicuramente difficile da incontrare sotto il punto di vista fisico, però noi abbiamo lavorato in questi giorni per cercare di trovare soluzioni, non solo nel ripartire, quindi non solo nel difendersi, ma anche nel cercare di proporre nella metà campo avversari. Mister, tu sei partito l'anno scorso e hai fatto quella cavalcata con tante vittorie. È arrivata la Serie A e ci si confronta, diciamo, con quello che avevate detto all'inizio: ci saranno sconfitte, ci saranno cadute, ci saranno risalite. Ti chiedo, tu, come dopo il periodo felice dell'anno scorso, adesso questo periodo così, diciamo, di difficoltà, di alti e bassi, come lo vivi tu? Ma io sono molto sereno, molto cosciente di quello che sto facendo. Non posso rimpiangermi nulla, perché lavoro 24 ore su 24, vedo i ragazzi quotidianamente, quindi chi meglio di me sa giudicare o sa trovare delle soluzioni, sa valutare delle soluzioni, a volte si sbaglia, a volte si fanno cose corrette, ma sono molto lucido, molto molto cosciente di questo momento, e come avevo detto all'inizio, il nostro percorso può passare anche dei momenti non solo positivi, ma anche qualche momento di difficoltà, che vanno superati attraverso le prestazioni, attraverso la costanza e la determinazione, e lo stesso spirito comunque che questa squadra ha e ha dimostrato, quindi il grande attaccamento, la grande voglia di soffrire e il grande spirito di sacrificio. Questi momenti bisogna mettersi l'impermeabile, è quello, quando piove bisogna mettersi la corazza, quella vincente che ti permette di andare avanti, ma bisogna viverla nel modo giusto, e quando uno dà tutto, quando uno lavora e cerca di trovare soluzioni per la squadra, cerca di anche di trasmetterle nel modo giusto, credo che devi andare avanti per la tua strada, ma da atto anche quello che vedo io quotidianamente e quello che vedo nei ragazzi, ecco, negli occhi dei ragazzi, negli allenamenti, dentro gli allenamenti. Quindi all'inizio ho detto che la squadra è viva, la squadra è vogliosa di fare questa partita, sa che squadra andiamo ad affrontare, sa che difficoltà possiamo incontrare dentro la gara, dentro la partita, ma sa anche quello che vogliamo e dobbiamo fare. Ancora due cose veloci. La prima, com'è il recupero di Apps, nel senso che, visto che ha avuto un infortunio grave, a che punto è? La seconda invece più tattica: Gudmundsson l'altro giorno ci ha raccontato che la differenza che lui vede tra la A e la B è che in B dominavate e giocavate più avanti, in A è costretto da partire un po' più indietro. Non lo diceva con polemica, parlava proprio del fatto che è più difficile, ecco. Per quanto riguarda Apps, sta decisamente meglio rispetto a quando era arrivato, e è in netta crescita. Per quanto riguarda
le parole di Gudmundsson e quello che ho detto io prima delle partite, che un giocatore come lui, come tanti altri, c'è bisogno che facciano anche la fase difensiva e c'è bisogno anche che si sacrificano in fase difensiva. È normale che la volontà è quella di avvicinare magari un giocatore più vicino al nostro attaccante, che può essere Matteo, può essere Ekuban, Puskas, chi gioca o giocare con le due punte magari uno sotto. Queste sono tutte valutazioni, è normale però che io devo basarmi sull'equilibrio della squadra, perché poi ci deve essere un blocco compatto che difende, un blocco compatto che sa sacrificarsi, e quindi sono tutte valutazioni che stiamo facendo e che sto facendo. Buongiorno. Ciao Lino. Dopo aver fatto 250 gol nella tua vita da calciatore, tu avrai scoperto il motivo perché il Genoa non tira mai in porta e perché non fa cross, perché questa qui è la cosa più importante, perché dopo viviamo di statistiche: il Genoa la penultima squadra per tiri in porta, la Genoa l'ultima squadra per tiri nello specchio della porta, il Genoa è la penultima squadra per tirare in porta. Beh, da uno come te, perché dopo tutte le grandi parole che dici sulla squadra, qui ci vuole anche un po' di rispetto anche nei tuoi confronti da parte loro. Gudmundsson si è lamentato che non gioca davanti, ma io ti dico una cosa, io Gudmundsson l'ho studiato, fa tanti dribbling, ma non ha mai dato un pallone a Retegui. Sì, lì non che credo lui che... c'entra avanti, è inutile sì. fare dribbling sì, e dopo credo non che... metti quello lì che sì, magari... non dai l'assist. No, capisco il tuo ragionamento, credo che Gudmundsson non sia stata una critica o un lamento da parte sua, e credo che è normale che, giustamente come ha detto, in Serie B il dominio del gioco era prevalente dentro la partita, dentro la gara, e in Serie A non hai magari un dominio nella metà campo avversaria come ce l'avevi in Serie B, naturalmente, perché magari sulle statistiche sì, è vero quello che hai detto, però siamo una delle squadre che difende meglio, nel senso nella propria metà campo, quindi è normale che devo trovare il giusto equilibrio, assolutamente. Come dicevo, c'è la volontà di essere più concreti, di essere molto più concreti, sia nei giocatori davanti, sia negli esterni, sia nei giocatori che arrivano da dietro, di avere maggior verticalità, anche se è una squadra con gli interpreti che ama palleggiare, è nel suo DNA, l'avete visto anche l'anno scorso, quindi ha nel suo DNA questa voglia, questa volontà di portare la palla là. Da lì però bisogna essere concreti, bisogna verticalizzare, bisogna giocare in avanti, bisogna mettere palloni. Questo ci stiamo lavorando, credo che sia un percorso sicuramente di crescita che dobbiamo fare, assolutamente, come dicevi te. Strootman e Badel assieme, se non si muovono senza pallone quelli davanti, come è successo la partita con il Napoli, oppure è successo con la Lazio nel primo tempo, fanno una fatica tremenda, perché dopo la gente lì ci sono lenti, non hanno passo, passano sempre il pallone indietro. Qui dipende tutto dai compagni più che da quelli che sono a centrocampo, o sbaglio? No, sono tutti equilibri dentro la squadra che hai toccato con mano. È normale che Milan e Kevin sono due giocatori di grande esperienza, sono due giocatori che ti danno anche i tempi della partita all'interno di questa, e sanno verticalizzare, sanno palleggiare, ed è normale che ci deve essere un lavoro corale da parte di tutti, perché tutti facciano le cose nel modo giusto, questo assolutamente. Quindi sicuramente quando avrà la palla Kevin ci saranno delle situazioni, dei movimenti in cui abbiamo lavorato, quando c'è la palla a Milan sappiamo come muoversi, e come hai detto te con il Napoli, io credo che sia stata una delle partite migliori che questa squadra ha fatto, sia per la volontà di gioco, sia per le ripartenze, sia per il calcio che abbiamo espresso. La volontà è di lavorare così, la volontà è di cercare di proporre anche contro queste grandi squadre, non è mai semplice riportarla sempre in campo. Mourinho si è lamentato che il Genoa ha giocato il venerdì e loro hanno giocato la domenica. La domanda che direi che bisogna proporre,
perché noi giochiamo il giovedì e tutte le squadre che non giocano le coppe giocano il lunedì e non alle 15 di domenica? Per questo è importante. Sono d'accordo, nel senso che giovedì, domenica è sicuramente è abbastanza impensabile, nel senso, nell'ottica dei calendari, recuperare e giocare dopo due giorni praticamente, perché il venerdì devi preparare già la partita di domenica. E per quello che io dicevo, che anche oggi, anche in questi giorni dentro l'allenamento, ho continuato a dire ai ragazzi di stare tutti pronti, perché sia da domani o soprattutto domenica ci potranno essere delle novità in campo, quindi la valutazione è cercare di dare spazio e di ruotare nella squadra diversi giocatori, perché vedo come si allenano anche quelli che in questo ultimo periodo stanno giocando meno, e quindi è giusto anche dargli possibilità e vederli.